Allora, buonasera a chi non c'era stamattina e riprendiamo nella sessione pomeridiana, il panel pomeridiano che sarà non esclusivamente, ma piuttosto più incentrato sul ruolo della Banca Centrale Europea, piuttosto più incentrato, non tutto. E quindi, però prima di iniziare dirò altre due parole, ma soprattutto colgo l'occasione perché poi magari a fine giornata ci perdiamo di più di vista. Io sono alla conclusione di questo progetto, questo è il quinto incontro e quindi devo ringraziare davvero una serie di persone. Alcune sono anche relatori stamattina, il collega Francesco Bilancia, il collega Claudio De Fiores che siede lì e soprattutto tantissimo Maria Romana Allegri, la collega che veramente sta il pilastro, diciamo, e che mi hanno aiutato a progettare il percorso di cui abbiamo visto oggi la conclusione. Poi in realtà ci saranno gli atti del convegno, ci saranno probabilmente anche altri incontri. Però davvero grazie tantissime. La dottoressa Menichelli, che invece è la struttura portante da un punto di vista organizzativo, che però è fuori e probabilmente è andata via perché ha un corso di cinese. Segno cinese. No, apprende, cerca di apprendere il cinese. E quindi la ringrazio davvero tantissimo. E ricordo, cosa che non ho fatto in apertura, che questo progetto è nato grazie anche alla collaborazione di alcune associazioni, che sono quelle che leggete lì, alla collaborazione di Radio Sapienza, che ringrazio moltissimo, che ha fatto le riprese audio e video, le riprese, scusate, audio, e alcuni nostri colleghi di facoltà che hanno fatto le riprese video invece di questi incontri. E questo è quanto dovevo. Ti porto poi inoltre i saluti del direttore Mario Morcellini, che stamattina non è potuto essere con noi perché, ed è la concomitanza per la quale ci sono anche pochi colleghi in sala, oggi abbiamo eletto il preside della nostra facoltà, di nuovo il nuovo preside, che è la professoressa Messinetti. E quindi tanti colleghi erano in altre faccende affaccendati e quindi è questa la situazione. Allora, volevo soltanto dire questo, che come avete visto stamattina tutti quanti sono stati concordi nel dire che occorre prendere atto che sono successe tantissime cose dal breve lasso di tempo che ci separa dal Trattato di Lisbona che è entrato in vigore nel 2009 alla sottoscrizione del Trattato cosiddetto Fiscal Compact del 2012 e soprattutto tra questo e tutto quello che c'è stato dopo, che come vi è stato ricordato, fa parte di accordi internazionali, ma è in qualche maniera fuori da ciò che prescrivono i trattati. Quindi il meccanismo europeo di stabilità, gli interventi richiamati tante volte della cosiddetta troica, che invece è parola che aleggia molto nel dibattito anche massmediatico, e segnatamente appunto quello di cui parleremo un po' di più oggi pomeriggio, cioè gli interventi, oggi è stato ricordato. Il ruolo salvifico, secondo alcuni, di Mario Draghi rispetto alla salvezza appunto della moneta unica, quindi il ruolo della Banca Centrale Europea. Allora, proprio molto brevemente ricordo che tra questi avvenimenti ci sono innanzitutto la rinnovata preponderanza del metodo intergovernativo, a scapito ovviamente di quello comunitario, soprattutto nelle scelte economiche dell'Unione. Poi l'aumento del tasso di politicità del ruolo della Commissione, che per alcuni e in alcune circostanze è ritenuto un evento anche diciamo positivo, però questo fatto va bilanciato con l'aggravarsi della crisi obiettiva di legittimazione politica, non solo europea ma nazionale, ce lo ricordava oggi la dottoressa Carparelli, che il problema dell'astensionismo in crescita nei Paesi membri, ma anche alle elezioni del Parlamento, e il problema del fenomeno esplosivo del cosiddetto euroscetticismo, che è un fenomeno che si studia da anni, ma che invece è diventato evidente a tutti negli ultimi tempi, bilanciano negativamente il consolidarsi, diciamo, della nuova forma di governo europea. E non da ultimo, è la cosa più evidente, la decisione di dislocare a differenti livelli di governo la politica monetaria e la politica economica e fiscale, affidando la prima alla BCE, che è un organo
indipendente, però legittimato tecnicamente, non politicamente, e dunque questo è foriero di tante questioni, non solo politiche ma anche giuridiche. Quindi la crisi recente dell'euro e dell'eurozona hanno messo in evidenza quello che stamattina è stato ricordato. Noi non abbiamo, è assente, una dimensione macroeconomica comune europea, tesa ad effettive politiche di redistribuzione, altro termine che ha echeggiato molto, soprattutto se questo si confronta con la rigidità invece dei meccanismi di sorveglianza macroeconomica, che invece ci sono e sono ormai vigenti e anche ovviamente praticati, meccanismi di sorveglianza ex ante, cioè quando gli stati membri si accingono a fare le loro proprie manovre di politica economica. L'ultimo spunto che volevo dare in apertura di questa seconda sessione è che appunto il problema macroeconomico è il problema sul se come effettuare una redistribuzione della ricchezza all'interno dell'Unione. Ma il tema per i costituzionalisti, questa è la cosa più diciamo che ci sta più a cuore, il tema della ridistribuzione è un tema che normalmente viene ancorato col principio solidaristico che è fondato costituzionalmente negli Stati membri e da noi in Italia in maniera molto forte, molto evidente. E ecco, di solidarietà oggi, forse anche per questo problema della crisi e soprattutto per il problema dei flussi migratori così tanto dolorosi, anche questa è una parola che comincia a essere evidente, a risuonare. Però questo stride con i comportamenti che sono stati tenuti dai governi degli Stati membri in queste ultime circostanze, ultimi avvenimenti. Quindi si è riparlato, è banale, lo ripeto, di costruire ovviamente muri, ma di costruire anche muri fra nazione e nazione dell'Unione Europea, quindi di produrre disintegrazione, cioè il contrario dell'integrazione, fra paesi dell'Unione. Quindi questo è un altro argomento molto molto evidente. Quindi siamo partiti dall'euroscetticismo, arriviamo a parlare di solidarietà, ma nell'ottica della carenza grave della solidarietà. Quindi ora il vigile lo faccio io e stavo oggi pomeriggio e sarò molto più sintetica nel dare la parola, e quindi la do immediatamente al mio caro collega che prima era in dipartimento con me, adesso in un altro dipartimento, il professor Filippo Reganati, che ci parlerà di integrazione monetaria e sovranità fiscale nell'Unione Economica Monetaria con profili di politica economica, la prospettiva economica e di politica economica soprattutto. Prego. Grazie Paola. Stamattina sono stati già sollevati tanti dei temi che io adesso riprenderò all'interno di una relazione che cerca di evidenziare alcuni punti fondamentali. Innanzitutto quella che è stata la genesi della situazione, come diceva il professor Tesauro, della non Europe attuale. Ricordavo al professore prima dell'intervallo che c'era un famoso rapporto, il rapporto Cecchini, che parlava dei costi della non Europa, quindi quando si cercava di spingere e semmai di mettere in evidenza tutto quello che poteva rappresentare la creazione di non creare un mercato unico. Oggi lui, molto secondo me, in maniera molto interessante, parlava invece di una non Europa già esistente. Quindi capire un attimo qual è la genesi della situazione attuale, vedere pure anche i meccanismi di governance, come questi meccanismi in fondo sono stati leggermente, velocemente realizzati e quali sono i principali limiti, e il tutto inserito nel contesto della crisi. Le cose fra di loro, come vedremo, sono fortemente interrelate. Innanzitutto il Fiscal Compact riflette, a mio avviso, lo stadio finale di un processo storico che è teso a imporre vincoli fiscali sempre più stringenti all'interno dei paesi e, diciamo, riflette una visione ben precisa, una scelta ideologica netta che fu fatta allora, al momento in cui fu costituita l'integrazione monetaria e quindi sostanzialmente la moneta unica,
Una scelta circa il ruolo da assegnare alla politica fiscale. Oggi questo tema è stato ripreso, vedremo adesso nel pomeriggio il discorso politica monetaria e politica fiscale, ma quando fu creata appunto l'idea stessa di creare un'area, una moneta unica, fu fatta una precisa scelta ideologica. Come sanno, penso, gli studenti che insomma seguono un corso di economia internazionale, la teoria economica è chiara a questo proposito. Quando si crea un processo di integrazione monetaria, dice la teoria delle aree valutarie ottime, si hanno due possibili scelte, cioè una scelta da una parte o dall'altra. O da un lato crei un bilancio centralizzato, o dall'altra, viceversa, poni dei vincoli, poni una disciplina fiscale ai paesi aderenti al processo di integrazione monetaria. La scelta, dice la teoria, è chiarissima: o vai da una parte o vai dall'altra. Con la creazione dell'Unione Monetaria, la nostra esperienza europea, la scelta è stata, come tutti ben sappiamo, non verso il bilancio centralizzato, ma verso l'imposizione di vincoli di disciplina fiscale ai paesi aderenti all'Unione Monetaria. E stamattina si richiamava, appunto, interessante, l'idea della idea di giustizia. L'idea di giustizia sostanzialmente, dal mio punto di vista, si collega strettamente al discorso della scelta che non è stata fatta circa il bilancio centralizzato, il quale bilancio centralizzato sostanzialmente, come avviene in un unico paese, se ci sono gli shock permanenti, asimmetrici, diremmo economisti, che colpiscono alcuni e non altri, interviene per andare, come dire, a sanare quella situazione che si è creata nel paese colpito dallo shock. E viceversa, la disciplina fiscale è tutt'altra cosa. La disciplina fiscale, come ben sappiamo, sostanzialmente viene creata per evitare, dice l'economista, il verificarsi di possibili spillover negativi. Gli spillover sarebbero delle esternalità negative che derivano dal fatto che se c'è un paese che si indebita troppo, che cosa accade? Questo indebitamento eccessivo si può riflettere sugli altri paesi, quelli cosiddetti sani, in quanto crescono i tassi di interesse all'interno dell'area, e quindi anche chi, diciamo, si è comportato bene, vedi stamattina si parlava della Germania, in questo caso avrebbe degli effetti negativi. Quindi la disciplina fiscale risponde a questa prima esigenza. Una seconda esigenza è quella di evitare, dice ancora qua l'economista, il rischio di azzardo morale, cioè nel senso che se io so un po' quello che stava accadendo con la Grecia, se so che posso fare debito e che c'è qualcuno che poi mi risana i debiti che io faccio, mi lascio andare, semplifico. C'è la clausola di non salvataggio, ma sappiamo benissimo, poi il caso della Grecia l'ha verificato, che di fatto poi una volta che si entra nel processo di integrazione è difficile uscirne fuori. Quindi sostanzialmente per queste due motivazioni principali, spillover negativi, rischio di azzardo morale, padri cosiddetti fondatori della integrazione monetaria fanno quel tipo di scelta. Quel tipo di scelta però che è legata, anche stamattina si è ricordato, a una visione ben precisa, io l'ho chiamata ideologica, visione la quale parte dal presupposto che non è necessario un coordinamento tra la politica monetaria e la politica fiscale. Questa visione è figlia di una teoria economica ben precisa, secondo la quale la politica monetaria deve servire alla stabilità dei prezzi, la politica fiscale ha come obiettivo il pareggio di bilancio e per quanto riguarda la piena occupazione ci deve pensare il mercato, cioè il libero agire delle forze di mercato che devono in qualche modo, no, si alzano i salari, si abbassa, si sposta da un settore all'altro e così via. Quindi in questa visione, ripeto, ideologica, non c'è alcuna necessità di coordinare la politica fiscale con la politica monetaria, nella misura in cui ciascuno, banca centrale da una parte, Stato dall'altra, mercato, funzionano bene ed eseguono i compiti che gli sono stati demandati. Quindi, e qui vorrei per un attimo spezzare una lancia a favore, diciamo, degli economisti, perché spesso si dice, ma come, gli economisti sono la causa di tutti i mali? Ma gli economisti, insomma, ci sono di tanti generi. Cito, e qua voglio citarvi un certo Kenan, economista internazionale molto famoso, che nel 1969 scriveva: la politica monetaria e la politica fiscale devono procedere a braccetto e per l'esistenza di una combinazione ottima delle due è necessario che esse abbiano lo stesso dominio. Un unico tesoro in collaborazione o in concorrenza con la banca centrale deve essere investito del potere assoluto riguardo alle decisioni in termini di spesa e di tassazione. Il dominio dell'autorità fiscale dovrebbe coincidere con quello dell'area valutaria o perlomeno non essere più esteso di quest'ultima. Quindi già c'era una teoria economica che dava qualche suggerimento che
non è stato scelto, ripeto, in base a precise scelte. Allo stesso modo, un tecnico, padre fondatore del processo di integrazione europea, anche bravo economista, anche se non era un accademico, Padoa-Schioppa, così scriveva nel 98, qualche anno dopo: la capacità di politica macroeconomica dell'Unione Economica e Monetaria Europea è, salvo che per la moneta, embrionale e sbilanciata. Per la Banca Centrale Europea la vera insidia non sarà la poca indipendenza, ma la troppa solitudine. Operare quasi nel vuoto, senza un potere politico, una politica di bilancio, una vigilanza bancaria, una funzione di controllo, eccetera, eccetera. Ha dunque ragione non solo chi applaude il passaggio di ieri, ma anche chi ne rileva l'incompiutezza e i rischi e la temerarietà. Cose che oggi, diciamo, abbiamo ricordato più volte, questo semplicemente per dire che, insomma, c'erano altre visioni che potevano, altri suggerimenti, sia teorici sia tecnici, che potevano essere seguiti e non lo sono stati, non sono stati seguiti. Il processo, quindi, fatta la scelta ideologica, scegliamo le regole, come le creiamo queste regole? E qui sappiamo bene, Maastricht, patto di crescita e stabilità, i vari parametri, anche qui, diciamo, il discorso dei parametri, non mi voglio addentrare sulla questione, ma cioè, sono noti economisti che parlano della stupidità di questi parametri. Se andiamo, a vedere dove escono fuori i numeretti escono fuori, forse lo sapete, da ipotesi ben precise circa quello che era il tasso medio di crescita del PIL nominale praticamente degli anni 90. Quindi è un gioco proprio con Excel, una sorta di sudoku fatta con Excel, che tira fuori questi numeretti tirati da qualche stanza, non so, di qualche euroburocrate. Quindi ecco la validità, diciamo, anche dei numeretti. Un po' come i nostri punti organici. E a questo punto, quindi, in questa impalcatura, non, ripeto, sorvolo molto sui punti, ci sarebbe da approfondire magari in sede di dibattito. Scatta la crisi internazionale del 2008, seguita da successive crisi dei debiti sovrani di alcuni paesi, i quali hanno evidenziato, come ben noto, l'inefficacia di tutti gli strumenti, tutte le procedure, tutte le regole che erano state ideate fino a quel tempo per coordinare queste politiche di bilancio e soprattutto per individuare strumenti adeguati a fronteggiare il verificarsi dei famosi shock asimmetrici. Da qui il processo di revisione della governance, iniziato con, è stato richiamato, col Six Pack, completato con il Trattato sulla stabilità e così via. Da questo punto di vista, vediamo un attimo le regole, quanto queste regole individuate nella più recente revisione della governance in qualche modo rispondono, diciamo, sono efficaci in termini di risultato. Il risultato, ripeto, è quello di ottenere una disciplina fiscale che sia in grado di coordinare un minimo le politiche e al tempo stesso sia in grado di fronteggiare le verificarsi di shock asimmetrici. Le regole le ho individuate in quattro punti principali: la regola del pareggio di bilancio, la regola sulla spesa prudenziale, quella sul debito e poi, in ultima analisi, il legarsi le mani con il vincolo costituzionale della Golden Rule. Per quanto riguarda la regola del pareggio di bilancio, questa regola essenzialmente fa sì che gli Stati si devono impegnare a un disavanzo strutturale, ecco, ricordiamoci questo aggettivo strutturale perché è molto importante, anno pari a quello definito dell'obiettivo di medio termine, con un limite inferiore pari allo 0,5 del PIL. Bilancio strutturale, questo non è stato introdotto qualche anno prima della recente riforma. Bilancio strutturale fa riferimento al saldo di bilancio, cerco di essere il meno tecnico possibile, ma insomma non sono cose complicate, depurato dagli effetti del ciclo economico. Quindi sostanzialmente si dice, attenzione, che tu devi tener conto nell'individuare l'obiettivo quello che è l'andamento del ciclo economico. Questo perché? Perché il saldo nominale, appunto, non è in grado, quello appunto non strutturale, non è in grado di andare a verificare quello che è l'andamento, quindi è legato alla fase economica che si sta vivendo. E tuttavia, e qui c'è un primo punto di criticità, a mio avviso forte per certi versi, per altri versi poi è materia poi dei politici all'interno delle famose riunioni che sono state richiamate stamattina per contrattare qualche possibile linea di flessibilità.
Un primo elemento di criticità sta nel fatto che la componente ciclica del saggio di bilancio si calcola tenendo conto, altra parola tecnica che spieghiamo, dell'output gap, ovvero della differenza tra il PIL effettivo e il PIL potenziale. Quindi lo strutturale va visto in termini di quella che è la differenza tra il PIL, che il prodotto interno lordo realizzato nell'anno corrente, e quello che è il prodotto interno lordo potenziale di un determinato paese. Mentre il PIL corrente, bene o male, con critiche varie, riusciamo a calcolarlo, ce lo danno gli studi statistici, quello potenziale è un punto interrogativo, quello va stimato. E come va stimato? Con quali procedure? Con quali, diciamo, algoritmi va stimato il PIL potenziale di un paese? Ed è molto importante che la misura in cui questo gap, diciamo, tra l'uno e l'altro è più grande o più piccolo, tutto questo si riverbera sulla definizione di quello che è il saldo che io devo rispettare. E quindi, come voi capite, questo è sicuramente un elemento di forte criticità, anche legata al fatto che la gran parte dei paesi europei presentano una situazione critica da questo punto di vista. Situazione critica, come la letteratura anche ci dice, che viene rafforzata dalla tecnica usata a livello comunitario per calcolare il PIL, appunto, potenziale di un determinato paese. Le stime sono abbastanza, almeno secondo alcuni economisti, le tecniche che usano calcolano dei PIL potenziali bassi. Questo, diciamo, è un primo elemento. Andiamo alla regola del bilancio, del pareggio del bilancio strutturale, la quale introduce due novità rispetto al patto di stabilità e crescita. La prima riguarda, appunto, il limite dello 0,5 del PIL, la seconda la velocità di aggiustamento verso il limite, velocità che perde nella nuova impostazione la sua specificità paese, la country specificity ho individuato. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente, mentre prima io andavo a vedere la situazione paese per paese, adesso perdo questo elemento e quindi posso trovarmi in situazioni abbastanza strane di paesi che potrebbero in quel caso avere dei margini di flessibilità maggiori, che la vengono a perdere per via dell'applicazione rigida della regola stessa. Questo è un primo elemento. C'è un secondo elemento importante, secondo me forse ancora più del primo, che lega, e questo che si richiama un po' anche all'impostazione generale. Non considera il fatto che molti dei problemi europei, quindi che vivono i paesi europei, pensiamo alla Grecia, all'Italia, alla Spagna, al Portogallo e quant'altro, sono problematiche sì di bilancio, ma che nascondono forti asimmetrie per quanto riguarda i tassi di crescita della produttività. Questo è un altro, a mio avviso, lo dico sempre anche agli studenti, uno dei grossissimi limiti del trattato di Maastricht, a mio avviso, o di tutta questa impostazione, è quella di non avere preso mai in considerazione criteri di convergenza di carattere reale. Si è guardato soltanto a criteri di convergenza, ripeto, monetari, fiscali, ma mai si è detto: ma in questo club come sono messi i diversi attori? Possono questi diversi attori, che hanno ognuno la propria vita, un domani continuare a stare insieme? E ad esempio, per quanto riguarda, appunto, questi diversi crescite di produttività, un esempio misurato, appunto, sulla base del costo unitario del lavoro riferito all'intera economia, le perdite di competitività registrate dal 99 al 2008 nei paesi più colpiti dalla crisi vanno dai circa 9 punti percentuali della Grecia e del Portogallo ai 12 dell'Italia, ai 19 della Spagna, fino ai 37 dell'Irlanda. Insomma, in altri termini, noi abbiamo dei gap di produttività fortissimi tra i paesi, gap che di fatto poi si traducono in difficoltà nei tassi di crescita di questi paesi, che si scaricano a loro volta nella impossibilità di rispettare i numeretti Excel che sono venuti fuori dall'algoritmo di Maastricht. E in questo quadro, quindi, ridurre il limite del deficit provoca un bias deflazionistico, un po' quello che poi si è verificato, in quanto i tagli di bilancio innescano la classica spirale recessione, deficit, nuovi tagli, recessione, soprattutto quando questo viene realizzato simultaneamente dai diversi paesi. Quindi si crea praticamente, appunto, un processo di deflazionistico a livello d'area. Andando velocemente alla regola sulla spesa, sulla quale torneremo in seguito, nel 2011 con il Six Pack si introduce la regola sulla spesa, che rafforza e agevola il rispetto dell'obiettivo di medio termine, fissando un limite massimo per l'evoluzione temporale della stessa,
valutata un tasso di crescita di medio periodo del PIL potenziale. Quindi anche qui c'è un riferimento al PIL potenziale, questa volta calcolato su una media di 5 anni, se ricordo bene. Questa regola della spesa, ci torneremo in seguito. Ci abbiamo, tu mi devi bloccare 5 No, minuti prima. ragionevolmente ti bloccherò. Si lega all'importante discorso, sempre per noi economisti, dei moltiplicatori fiscali sui quali voglio tornare in seguito. Andando al debito, alla regola del debito, non sto qui a ripeterla, anche questa regola gode degli stessi limiti della quella sul pareggio, è una regola che non tiene conto della specificità del paese e quindi, ad esempio, paesi che possono, che sono differenti in termini di debito su PIL, possono, e quindi che hanno lo stesso obiettivo, e possono essere totalmente diversi rispetto ad altre caratteristiche. Questo un pochettino le ultime, diciamo, esempio, il rapporto del debito privato su PIL. Ad esempio, l'Italia è un paese, tutti sanno, che ha, da questo punto di vista siamo messi molto bene, ed è anche uno dei motivi per i quali c'è la famosa flessibilità e il non rispetto delle regole che poi ci vengono fissate. Ecco, l'impegno costituzionale. Sull'impegno costituzionale, anche qua non voglio entrare insomma, ci sono sicuramente relatori insomma, più adeguati di me per trattare questo termine. Questa decisione, a mio avviso, influenza l'indipendenza degli Stati membri ed è un passo verso la depoliticizzazione delle politiche fiscali. Le scelte fiscali, come ben sappiamo, hanno una natura intrinsecamente politica e attraverso questa scelta risiedono sempre più nelle mani di corpi non eletti. Questa decisione attribuisce al bilancio pubblico inoltre una priorità maggiore di quella del bilancio macroeconomico, assegnando alla politica, allo strumento della politica fiscale, non dimentichiamoci che è uno strumento di politica economica, lo status di obiettivo finale. Questo è un passaggio importante perché una cosa è lo strumento per raggiungere l'obiettivo, anche questo, gli studenti che seguono un corso di politica economica sanno bene, si assegnano gli obiettivi, quali sono gli strumenti adeguati. Cioè qui abbiamo una sorta di inversione, noi assegniamo lo status di obiettivo a uno strumento di politica economica. Velocemente, dicevo, riferimento alla crisi, cosa accade con la crisi economica e forse qui capiamo un po' meglio anche perché è stata scelta la strada dell'inasprimento delle regole già esistenti. La crisi economica sostanzialmente che cosa ha fatto? Ha fatto emergere il fatto che probabilmente possa esistere una relazione tra deficit fiscali di alcuni paesi e crisi economica. In altri termini, i deficit fiscali sono visti come la causa della crisi economica. Questa è una visione che è passata. Quindi, però, da un punto di vista economico, questa relazione deficit fiscale e crisi economica non è poi così chiara, e questo lo dice sia la letteratura teorica e anche la verifica empirica di questa letteratura. Diversi lavori empirici hanno mostrato come le cause della crisi di molti paesi europei siano da ricercare nella presenza non tanto di deficit fiscali elevati, quanto di squilibri del settore privato, quello che un po' dicevo prima circa il deficit di competitività, e di variazioni appunto della competitività associate all'apprezzamento del tasso di cambio reale. Ricordiamoci che noi abbiamo un'inflazione molto bassa e abbiamo avuto un lunghissimo periodo dove il tasso di cambio dell'euro sul dollaro era molto alto, quindi c'era un apprezzamento del nostro tasso di cambio reale che sicuramente non facilitava le cose nei paesi, soprattutto paesi esportatori, pensiamo all'Italia. Attuali queste misure che velocemente ho richiamato a gestire la crisi economica? E qui affrontiamo il tema delle strade possibili per uscire dalla crisi. Per uscire dalla crisi, i paesi industrializzati che stanno in un'area monetaria o meno hanno sostanzialmente due strumenti: la strada del consolidamento fiscale, cioè quindi quella di riportare i deficit verso lo zero, o verso l'avanzo possibilmente, è quella di puntare sulla crescita economica. Quindi sono le due, diciamo, vie. L'inflazione non è una strada percorribile, c'è la strada delle privatizzazioni, ma anche questa strada è complicata, c'è la, insomma, queste, le riforme strutturali, sì, ma sono effettivamente
effetti di lungo periodo che tu puoi avere. Quindi due sono le strade, il consolidamento e la crescita. Quindi in altri termini chiediamoci che rapporto c'è, e la strada scelta da quella essenzialmente del consolidamento. Quindi là, in base alle regole che abbiamo richiamato prima, la strada scelta è stata quella di portare i paesi verso appunto dei deficit pari a zero o addirittura appunto degli avanzi di bilancio. Ma come si lega questa strada col discorso della crescita? Col discorso della crescita entra in gioco appunto questo tema a cui richiamavo prima, circa la dimensione dei moltiplicatori fiscali. Moltiplicatore fiscale che cos'è? È sostanzialmente l'effetto che produce una variazione del bilancio, quindi se io faccio un'attività di spending, no? Deficit spending, quanto questo effetto impatta sul reddito nazionale. Se io aumento la spesa pubblica, quanto forte è l'impatto di questo aumento sul reddito? Quanto più grande è il moltiplicatore, tanto più grande sarà l'effetto. Quindi questo viene visto in positivo e viene visto in negativo se io riduco la spesa pubblica o se aumento la tassazione. Quindi sostanzialmente questo moltiplicatore fiscale, quindi legato alle procedure di consolidamento, sia dal lato di riduzione di spesa sia dal lato di aumento delle entrate, se positivo come è e se è superiore all'unità, quindi se il suo valore è abbastanza alto, che conseguenza c'ha? Che le politiche fiscali restrittive, quelle che sono legate al consolidamento, provocano una riduzione più che proporzionale sul PIL. Questa riduzione sul PIL che cosa fa? Determina un peggioramento del rapporto debito su PIL. Quindi tutto il discorso che gli economisti hanno cominciato a vedere è quanto grande sia la dimensione del moltiplicatore, per poi andare a vedere se la medicina, la strada del consolidamento, di fatto non andava a peggiorare la situazione. E a questo proposito, diciamo, ci sono diversi colleghi italiani che sono stati fautori della cosiddetta austerità espansiva. Sostanzialmente, no, l'austerità, giocando sul valore dei moltiplicatori che ho cercato, spero, di spiegare, hanno, diciamo, puntato su politiche di austerità espansiva in che misura? Sì, è vero, nel breve periodo abbiamo gli effetti che abbiamo detto prima, però nel lungo periodo, nel medio termine, c'è sicuramente un effetto credibilità che fa sì che nel medio termine tu hai effetti, si riducono i tassi di interesse, acquisti credibilità, riduci i tassi di interesse e questo effetto si propaga poi positivamente sulla stessa crescita, eccetera. Attraverso quindi funziona la fiducia dei mercati, eccetera, eccetera. E purtroppo questa situazione, come credo sia abbastanza evidente, non si è realizzata. Da qui alcune possibili soluzioni che, diciamo, sempre mantenendo la strada del consolidamento, che non è possibile, qui non voglio farmi fautore della tesi opposta, ma la strada del consolidamento è sicuramente una strada che va perseguita, è una strada che però va perseguita tenendo presente quelli che sono, diciamo, i problemi e i limiti che questa strada ha, e che sulla crescita l'impatto può essere negativo. In quest'ambito, ad esempio, c'è tutta una scuola di economisti, diciamo, che stanno a metà strada tra gli estremi, gli opposti estremi, che dice: facciamo delle politiche, ad esempio, di tagli della spesa selettivi, facciamo delle politiche di riduzione delle tasse selettivi, tali da cercare di massimizzare l'impatto, l'efficacia dei moltiplicatori. Cioè andiamo a tagliare lì dove quelle spese che hanno un moltiplicatore più basso, o andiamo a aumentare la spesa pubblica dove? Nei settori o verso, diciamo, quelle aree dove il moltiplicatore più... Dico agli studenti, la politica degli 80 euro del governo Renzi. 80 euro, diciamo, in questa visione cosa significa? Significa che io do 80 euro a quelle categorie che hanno la propensione marginale al consumo più elevata, i quali quindi di fatto, essendo questo uno dei parametri che agisce sul moltiplicatore, mi dovrebbero favorire, questa è la scommessa sostanzialmente tradotta in soldoni, mi dovrebbero favorire, diciamo, l'effetto positivo sul PIL. Vado, c'ho ancora 3 minuti, quanto c'ho? Due. E allora, diciamo, molto brevemente alla conclusione.
soluzioni possibili, ma sicuramente a breve termine rivedere il discorso sulla stima è molto importante del PIL potenziale, perché là ci sono grossi spazi di miglioramento dell'attuale diciamo impalcatura esistente. Un'altra possibile soluzione è quella, ecco, questa è importantissima, qualcosa stamattina, sono arrivato un po' tardi e me ne scuso, si è detta, quella di evitare che tutte le politiche, o meglio, che le prescrizioni siano attuate a tutti i paesi contemporaneamente. Mi spiego meglio. Ci sono paesi, lo sappiamo bene, la Germania è uno di questi, e al tempo stesso l'opposto è l'Italia, che hanno grossi margini di utilizzo di una politica fiscale. Ad esempio, i tedeschi potrebbero fare molta più spesa pubblica, gli italiani potrebbero farne di meno. Quindi se la strategia a livello europeo viene, come dire, vista in termini diversificati tra gli attori, questo sicuramente può portare, a mio avviso, diciamo, un effetto positivo a livello di area. E chiudo, soluzione di medio termine è stata detta più volte e quindi vi cito, è scritto in inglese, quello, insomma, lo traduco velocemente, quello che diceva un grandissimo economista, Nicholas Kaldor, che purtroppo è scomparso dai testi di macroeconomia o di microeconomia, nel 71. Kaldor aveva ben evidente il problema che stiamo vivendo, ovvero sia il problema di una unione monetaria senza un'unione politica. Kaldor diceva è un errore pericoloso, traduco, ritenere che un'unione monetaria ed economica possa precedere una unione politica, o che essa agirà come lievito per lo sviluppo verso una unione politica. Quindi sostanzialmente è stata invertita, secondo Kaldor, la tempistica. Noi abbiamo fatto prima quella monetaria e dopo quella, sogniamo di fare quella politica. Secondo Kaldor, viceversa, la strada maestra era esattamente l'opposto. Non può nascere l'economica e monetaria se non c'è prima quella politica. E forse qui, come economista, ci troviamo d'accordo con i giuristi. Grazie. Grazie davvero, sì, anche appunto i giuristi, i giuspubblicisti sostengono la stessa tesi e stanno da tanto tempo, insieme agli storici ovviamente, a chi studia le istituzioni europee, cercando di capire come la storia vera dell'Unione Europea, che è una storia, ve lo dico banalmente, al contrario, no? Possa reggere. Però effettivamente la storia c'è, nel senso che l'Europa è una realtà, l'Europa come la stiamo vivendo adesso, quindi si deve prendere atto di quello che succede nella storia, quindi bisogna capire come diavolo ne usciamo ribaltando questi criteri che invece a noi sembravano ragionevoli, che appunto deve precedere la volontà politica prima di capire quali leve economiche e dunque di politica economica uno debba manovrare per poi riuscire a stare meglio insieme. Però questo è. E adesso passo la parola al professor Francesco Bilancia, collega costituzionalista dell'Università di Chieti Pescara, e il titolo della sua comunicazione è Politica monetaria e diseguaglianze territoriali in area dell'Unione Europea monetaria. Economica, scusami, monetaria, sì. Bene. Grazie infinite Paola, ti ringrazio moltissimo di avermi coinvolto. E devo dire la verità che l'idea di adottare un focus che mettesse in relazione il dibattito pubblico o l'opinione pubblica con il tema dei vincoli alla sovranità, insomma, mi sembra una scelta molto molto indovinata. Poi tra l'altro tu giustamente stamattina osservavi che quello che rende particolarmente interessante questa discussione è proprio questo momento della integrazione europea, no? Questo momento di crisi. Allora, il titolo che ho elaborato è molto complesso: effetti asimmetrici della trasmissione della politica monetaria in area UEM e diseguaglianze territoriali. Io non sono un economista, quindi spero di non essere preso in giro, però voglio spiegare sostanzialmente qual è l'oggetto della mia riflessione. Ovviamente attiene alla politica monetaria, al ruolo della politica monetaria nel sistema del mercato comune, con riferimento ai paesi dell'area UEM ovviamente,
perché questo produce, come cercherò di dimostrare, degli effetti sulla resa delle norme costituzionali in materia di protezione dei diritti sociali. Cioè il fatto che ci siano delle asimmetrie negli assetti finanziari nei diversi Paesi membri aderenti all'Unione Monetaria e per il fatto che la politica monetaria è una soltanto, genera delle diseguaglianze come effetto a catena sulla resa di questi diritti. Quindi in qualche modo la mia prospettiva di giurista riguarda l'analisi di come l'economia determina degli effetti distorsivi nella resa delle norme costituzionali a seconda della situazione del singolo paese. Per fare questo dirò delle cose molto elementari, molto descrittive sul funzionamento dell'unione economica e monetaria e cercherò poi invece di riflettere su delle cose che mi sembrano molto molto più complicate e non so fino a che punto riuscirò ovviamente a farlo. E il punto di partenza è questo: la politica monetaria è l'oggetto della nostra riflessione in virtù delle asimmetrie o degli squilibri finanziari e nel sistema dei pagamenti all'interno del mercato comune si determinano in virtù di questa politica delle asimmetrie negli standard di protezione dei diritti sociali. Guardate che è molto interessante da questo punto di vista considerare il diritto legislativo sul lavoro, cioè il diritto statale che regola i rapporti di lavoro, come un diritto sociale. Non è un caso che questa è la fase storica in cui sono più radicali gli interventi di riforma del mercato del lavoro, il che vuol dire della legislazione statale che a vantaggio del soggetto debole protegge chiaramente la posizione dei lavoratori su questo mercato. La riforma ovviamente incide su questo punto che io considero uno dei diritti sociali che sono sostanzialmente presi in considerazione. Allora, in qualche modo è ovvio che l'evoluzione dipende da due fenomeni. Uno è l'introduzione della moneta unica, quindi Maastricht e conseguenze istituzionali, l'altra è la crisi economica. Giustamente oggi Giuseppe Tesauro aggiungeva anche l'allargamento ad est, che effettivamente ha modificato molto gli assetti economici materiali del mercato comune. Qual è in qualche modo la mia conclusione che ora vi anticipo? Che questo sistema integrato di riforme e di interazione tra i fondamentali economici e il mercato comune produce una trasformazione di significato dei diritti fondamentali. I diritti sociali cessano di essere assunti come situazioni soggettive delle singole persone protette costituzionalmente per diventare come un aggregato unitario, uno strumento di riequilibrio finanziario. Allora, è chiaro che su questo incide la separazione nella responsabilità tra la politica monetaria e le politiche economiche, è stato ripetuto tante volte oggi. Le novità principali su questo contesto sono sostanzialmente queste: che tanto la politica monetaria quanto le politiche economiche negli ultimi tempi, per i fattori che ho indicato, sono state sempre di più assorbite all'interno di un sistema di vincoli normativi, di vincoli giuridici. Questo ha ridotto moltissimo la discrezionalità politica degli Stati membri nella elaborazione delle scelte di politica economica, molto elementare. Qualcuno dice che questo ha ridotto la sovranità dei governi nazionali degli Stati membri. Io dico che è un effetto scontato: la sovranità è stata tagliata nel momento in cui si è rinunciato alla moneta, chiaramente, quindi è una conseguenza scontata. E questo determina ovviamente vincoli su scelte che un tempo erano considerate discrezionali, ma sul piano giuridico. C'è un elemento in più che riguarda il piano materiale, lo osservava Reganati poco fa, è una questione di integrazione materiale, economica dei mercati, che fa sì che le questioni di politica economica del singolo Stato membro non possano essere più decise in isolamento. La politica economica oggi è una questione di interesse comune, ma non soltanto perché lo prevede sostanzialmente un trattato, ma perché è così di fatto, perché ogni scelta di carattere economico a livello nazionale determina delle conseguenze sugli assetti economici di tutti gli altri Stati membri in virtù di questi intrecci. Allora, il nostro punto di partenza è nella politica monetaria. Oggi nel dibattito è venuta fuori una cosa molto interessante. Giuseppe Allegri osservava, in realtà, parliamoci chiaro, quello che si è determinato dopo Maastricht
e soprattutto dopo la costituzionalizzazione dei vincoli di bilancio nei testi nazionali, Anna Carmona ha descritto la situazione spagnola, ma quella italiana è del tutto speculare, è un mutamento di approccio e una, possiamo dire, costituzionalizzazione anche della politica economica pubblica. Vedete queste due colonne, no? Nella colonna di sinistra c'era il modo in cui il diritto pubblico dell'economia affrontava il tema economico fino a qualche tempo fa, direi fino all'entrata in vigore di Maastricht. Era l'approccio microeconomico, sposo questo paradigma di questi due studiosi finlandesi che è molto, molto significativo in un libro non a caso intitolato The Euro Crisis, regolazione, concorrenza, mercato, libertà di circolazione delle merci, eccetera, è l'approccio tradizionale. Nei testi costituzionali contemporanei si trova un linguaggio completamente differente, che è il linguaggio che determina la presenza di prescrizioni vincolanti, di prescrizioni normative, in un contesto appunto dimensionalmente macroeconomico, cioè che incide sulle scelte di politica pubblica per gli effetti che queste scelte producono. Politica monetaria antinflazionistica, stabilità monetaria, fluttuazione dei tassi di cambio, politiche cicliche e anticicliche, insomma tutte queste voci sono la testimonianza in qualche modo di un mutamento di attenzione che l'ordinamento, costituzionalizzando queste regole economiche, adotta nei confronti delle conseguenze macroeconomiche delle scelte adottate dai singoli Stati membri. Questo è in qualche modo un elemento che può essere letto, come diceva giustamente oggi Giuseppe Allegri, anche come maggiori vincoli sulle scelte politiche di politica economica degli Stati membri. Torniamo al punto di fondo, la separazione delle responsabilità tra politica monetaria da un lato e politiche economiche e fiscali dall'altro, con conseguenze macroeconomiche. Naturalmente tutte le misure di aggiustamento fiscale che riguardano i singoli Stati membri sono di responsabilità esclusiva dei governi degli Stati membri, mentre le politiche monetarie sono riservate alla Banca Centrale Europea. Qui posso rinviare semplicemente alla relazione che Elena Paparella farà tra poco sul significato dell'indipendenza della Banca Centrale Europea e su come questo incida sui vincoli, per esempio la clausola di divieto di salvataggio, che gravano sulle scelte di politica economica in capo alla Banca Centrale, di politica monetaria in capo alla Banca Centrale Europea. Allora, quando si determinano degli shock country specific che riguardano gli assetti finanziari del singolo Stato membro, sono stati evocati poco fa, gli Stati membri naturalmente hanno la facoltà, diciamo, e anche l'obbligo di intervenire in maniera isolata, riformando le proprie condizioni di bilancio finanziarie, di spesa pubblica, perché a tutt'oggi i trattati non contemplano alcuna forma di condivisione della responsabilità nel riequilibrio, attenzione, non nel risanamento finanziario e di bilancio statale, questo è scontato, ma nel riequilibrio finanziario comune, che come dimostrerò ha delle pendenze, diciamo, anche sul piano proprio del funzionamento della moneta unica. Naturalmente è possibile in qualche caso che la Banca Centrale Europea reagisca, no, a queste esternalità negative, sono state evocate poco stamattina da Antonia Carparelli, no, le misure straordinarie, ultravires, presunte ultravires di politica monetaria della BCE, tornerò con qualche riferimento su questo, ma naturalmente sono estremamente da assumere con estrema cautela in virtù di un principio normativo che descrivo in maniera sintetica, banalizzandolo un po'. Quello che la Banca Centrale Europea può fare o potrebbe fare, secondo alcune letture delle sue competenze, è intervenire con misure straordinarie di politica monetaria per ridurre gli effetti distorsivi che la speculazione finanziaria ha nei confronti di un singolo Stato membro, ma deve limitare questo suo intervento sulla soglia dell'assistenza fiscale al singolo Stato membro, cosa che le è proibita. Ecco perché la sintesi sta nella condizionalità delle misure di intervento della Banca Centrale Europea. Lo Stato membro che viene apparentemente assistito finanziariamente, con le misure che richiamerò rapidamente, deve necessariamente adottare sotto la vigilanza della Troica dei correttivi per far sì che le misure incidano, cosa che è un po' complicata, adesso non so, gli economisti dovrebbero
essere più divulgativi su questo, in modo da limitare il loro intervento agli effetti della speculazione finanziaria senza assistere finanziariamente gli stati. Oh, cosa determina questo come conseguenza? Determina il fatto che gli strumenti che rimangono in capo agli stati membri, alle autorità governative statali, per poter appunto intervenire in materia di aggiustamenti che abbiano un riflesso sugli squilibri finanziari nell'area euro, sono piuttosto ridotti, e guarda caso appunto le misure di aggiustamento fiscale che evocava Reganati incidono sui diritti individuali. Perché se gli obiettivi sono quelli della colonna di sinistra, che riguardano ovviamente la crescita economica sostanzialmente, il risanamento finanziario e il tasso di occupazione, gli strumenti sono, nell'ambito delle politiche economiche di bilancio nazionale, soltanto quelli che vedete sulla colonna di destra. Quindi, vabbè, la mobilità del mercato del lavoro implica naturalmente che i lavoratori si spostino dove c'è più lavoro, e aiutando in questo a calmierare il costo del lavoro, quindi la mobilità dei lavoratori, e poi tutto il resto incide sul costo. I salari, la flessibilità delle regole del mercato del lavoro e la produttività in materia di ristrutturazione industriale, riequilibrando entrate e spese. Queste voci sono quelle su cui maggiormente insiste la assenza di una politica economica comune, e soprattutto sono accentuate, aggravate dalla assenza di una politica monetaria, di strumenti di politica monetaria che possano ridurre questi shock asimmetrici all'interno del mercato, in particolare dell'area euro. A proposito, oggi sono state evocate molto, soprattutto dalla dottoressa Cardarelli, le conseguenze della globalizzazione su questa crisi. Ecco, non me ne occupo, ma è evidente che ci sono poi. C'è tutto quest'altro fronte che andrebbe analizzato. Allora, la Banca Centrale Europea e le politiche monetarie che possono in qualche misura essere considerate rilevanti. Sappiamo che gli squilibri finanziari sul mercato non possono essere più risolti da una modifica dei tassi di cambio tra le monete, perché la moneta è unica. Tra gli impegni della Banca Centrale Europea emerge come prioritario quello della stabilità dei prezzi, della lotta contro l'inflazione, quindi non è possibile usare la leva monetaria per finanziare la spesa pubblica, non esiste più un analogo strumento, un quantitative easing nazionale, perché non ci sono più banche centrali nazionali con questo mandato. Che cosa possono fare i governi per procedere al risanamento? Possono soltanto ricorrere ai mercati finanziari e ai risparmi privati. Non possono più chiedere alla banca centrale di finanziare con la moneta o con l'acquisto di titoli del debito pubblico la propria spesa pubblica. Devono ricorrere al mercato, e per evitare che ci siano scelte che in qualche misura mandino a rischio l'equilibrio finanziario, la stabilità dei singoli bilanci nazionali, perché le scelte siano comunque equilibrate, vengono giù appunto tutte queste regole che risalgono a Maastricht, ai parametri del 3 e del 60%, con tutte le evoluzioni successive, il patto di stabilità e crescita e le successive modifiche, il semestre europeo, il fiscal compact, e così via dicendo. Sono regole che in qualche misura condizionano il ricorso al risparmio privato da parte dei governi degli Stati membri sui mercati, laddove questa forma di finanziamento non può essere più agita dalla banca centrale. Vedete quali erano gli strumenti tradizionali, no? La creazione monetaria o l'acquisto da parte della banca centrale di titoli del debito pubblico statale sui mercati secondari. Abbiamo assistito negli ultimi anni a misure straordinarie. Le misure straordinarie che richiamo sono le outright monetary transactions, le OMT, e il quantitative easing dell'ultimo anno. Faccio notare che le prime di queste misure, cioè il piano di misure OMT, è stato impugnato dalla Corte Costituzionale Federale Tedesca dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un ricorso in via pregiudiziale, proprio perché si denunciava la efficacia di politica economica di queste misure, non più ridotte quindi a mera politica monetaria, sicuramente di competenza della Banca Centrale Europea. Perché questo?
Ma perché c'è, diciamo, una cosa molto ovvia e molto elementare dietro l'espansione monetaria? Quando noi abbiamo stati che sono, si cronicizzano nella posizione di stati debitori e stati che stabilmente sono creditori, interferire sulla quantità di moneta in circolazione, anche se non si genera inflazione, ma semplicemente perché si condizionano i tassi di interesse del debito pubblico, avvantaggiano o svantaggiano specularmente ma in maniera contrapposta debitori e creditori. La svalutazione del debito aiuta gli stati debitori, ma naturalmente danneggia chi ha in mano quei titoli di credito perché perdono di valore e viceversa. Questo effetto asimmetrico della politica monetaria è la chiave del conflitto che si è generato all'interno dell'Unione economica e monetaria negli ultimi tempi, sul presupposto appunto che la Banca Centrale Europea non riuscisse a separare gli effetti fisiologici del suo intervento contro la speculazione da quelli che viceversa devono essere considerati come pertinenza del libero mercato dei titoli del debito pubblico, ossia il gioco dei saggi di interesse che avvantaggiano e svantaggiano a seconda della condizione del singolo Stato membro. Allora, questi effetti della politica monetaria asimmetrici nella distribuzione e nella trasmissione lungo i confini degli stati nazionali naturalmente interagiscono sui singoli sistemi nazionali in base alla loro condizione di stabilità finanziaria in termini di budget e di deficit e debito. La svalutazione del debito, che è poi la causa generale dell'assenza, diciamo, meglio, è l'effetto principale dell'assenza di inflazione in Europa come situazione generale, comunque sia può determinare un conflitto tra debitori e creditori. C'è un altro modo per raccontare questo dato asimmetrico. Noi giuristi non usiamo i grafici, io non li so usare molto bene, ne ho ricavato uno da internet e vi spiego di che si tratta. Questo grafico misura le contabilizzazioni di dare e avere di euro, di quantità di moneta, in questo target 2, che è il sistema in cui si contabilizzano le transazioni finanziarie e nel sistema istituzionale della Banca Centrale Europea, tra banche private, è una stanza di compensazione in relazione alle transazioni commerciali transfrontaliere private. C'è un luogo virtuale in cui si stabilisce dare e avere in termini di quantità di moneta, in modo che ovviamente ci sia una quantità di moneta omogenea su tutto il territorio dell'area monetaria. Questo sistema funziona bene quando c'è un equilibrio che nel medio termine si compensa quantitativamente, sia come moneta che si sposta che come merci, cioè quando gli stati sono egualmente o più o meno egualmente importatori ed esportatori allo stesso tempo. Ma se alcuni stati si consolidano nella posizione di stati importatori ed altri si consolidano nella posizione di stati esportatori, è ovvio che tutta la moneta va da una stessa parte. Se guardate la linea blu in alto, intorno ai primi mesi del 2012, quella è la situazione di crediti della Germania verso il sistema Target 2, più di 800 miliardi di euro. La linea rossa è la Spagna, la linea arancione è l'Italia. Ovviamente questa situazione, che è fisiologica, se rimane nel tempo breve, perché viene poi compensata da un movimento uguale e contrario, se non di moneta quantomeno di merci, diventa un problema molto molto serio quando si stabilizza, si cronicizza. Cosa succede se questo sistema non viene monitorato e se non intervengono correttivi? Che il sistema dei pagamenti si blocca, perché non c'è liquidità in alcune parti del territorio dell'Unione Monetaria. Come contrasta la Banca Centrale Europea questo fenomeno? Inondando il sistema di liquidità. Aumentando la quantità di moneta in circolazione si evitano gli effetti distorsivi, ma rimane il problema dello squilibrio, che come vedremo ha una conseguenza sul finanziamento della spesa pubblica dei singoli Stati membri e sul finanziamento nell'ambito di questa spesa dei diritti sociali. Allora, abbiamo già capito come evidentemente il fatto che ci siano delle situazioni di polarizzazione nel rapporto import-export all'interno del mercato comune per il tramite della moneta unica ridondi in una asimmetria nella resa delle regole. Ecco, questo con riferimento ai diritti sociali diventa particolarmente evidente, perché naturalmente gli stati in deficit
devono in qualche misura correggere il tiro non avendo alcun altro strumento, creando quella che si chiama inflazione reale, rimanendo l'inflazione nominale identica per tutti gli stati, quindi riformando il mercato del lavoro, riducendo la spesa di finanziamento dei diritti sociali e dei diritti correlati al diritto del lavoro, riducendo sostanzialmente la forma di Stato sociale ad una misura più equilibrata, più sostenibile. Tutto questo dimostra come le politiche pubbliche di finanziamento dei diritti siano rilevanti in termini cross border, in termini transfrontalieri, cioè determinino delle conseguenze che ovviamente sono in qualche modo interessanti o rilevanti anche per gli altri stati dell'area monetaria. E la soluzione, diciamo, concettuale di questa analisi sta nell'ultima riga di questa slide. Come vedete, in generale lo Stato sociale si riduce ad essere una questione monetaria, e questo per noi costituzionalisti ha delle implicazioni molto molto rilevanti, perché significa conseguentemente perdita di effettività delle norme costituzionali che garantiscono i diritti sociali. Qualcuno stamattina ha chiesto: ma come si possono conciliare, Anna Falcone, no, i principi dello Stato sociale o anche quelle regole edulcorate della dimensione sociale del sistema europeo con le regole dell'Unione Economica e Monetaria? Con la mia posizione è che non sono conciliabili, cioè è in atto un conflitto tra principi di rango costituzionale, tra loro ovviamente non sintetizzabili, e quindi indubbiamente questa fase storica è una fase che necessariamente deve passare attraverso una ridefinizione dell'equilibrio tra questi due elementi con una riforma dei trattati. Allora, qualificherei queste cose come disfunzioni strutturali, appunto, del funzionamento dell'euro, soprattutto in relazione tra le politiche monetarie e la situazione di bilancio dei singoli stati membri. Qui in qualche modo, diciamo, diventa del tutto evidente, sapete, c'è anche un paradosso, ecco, lo diceva Reganati poco fa, il paradosso è che gli stati più ricchi, quelli che hanno una finanza in surplus, potrebbero espandere la spesa sociale, potrebbero aumentare, anzi dovrebbero farlo, per l'impegno assunto in sede di Unione Economica e Monetaria, dovrebbero espandere la spesa sociale, aumentare i salari in qualche misura aumentando il costo del lavoro per compensare positivamente lo squilibrio, mentre gli stati più poveri, in difficoltà e in deficit, devono contrarre la spesa sociale, devono abbassare i salari sostanzialmente e ridurre poi anche l'assistenza nel momento in cui forse i cittadini ne hanno più bisogno. È qui il cuore, diciamo, della asimmetria nella resa dei diritti come conseguenza della struttura dell'euro, che determina quale conseguenza il fatto che ci sia ovviamente una più accentuata diseguaglianza anche nella gestione dei diritti, nella garanzia della distribuzione della ricchezza. Condivido pieno la posizione di Antonia Carparelli, la sua analisi in termini di redistribuzione. Il cuore della crisi dell'euro è nella assenza di una redistribuzione, che non è però soltanto redistribuzione sociale, o non più, ormai diventa una redistribuzione territoriale, perché se l'area monetaria è un embrione di mercato comune, deve assumere anche in veste istituzionale questa dimensione, che implica la redistribuzione territoriale di ricchezza, come è avvenuto quando si è fatta l'Unità d'Italia e l'assorbimento delle riserve monetarie delle banche del Sud sul Banco di Sardegna, diventato poi Banca d'Italia, si è data come risposta compensativa alla costruzione di strade, scuole, ospedali, eccetera, eccetera, nel Sud, creando in qualche misura un tentativo di unificazione anche materiale del territorio dell'ordinamento. Questo è l'elemento chiave, secondo me, della crisi, che ha poi degli effetti rilevanti proprio nella prospettiva del convegno odierno e della ricerca che ha in qualche modo diretto e condotto Paola Marzocci, di legittimazione politica. Allora, siccome questi squilibri non possono essere compensati da movimenti di merci e di moneta, perché queste sono evidentemente manovre in qualche misura non naturali, quindi contro il mercato, e quindi determinerebbero un effetto elastico, bisognerebbe considerare come contrastare
la circostanza per cui i diritti sociali sono diventati uno strumento per ridurre in qualche modo queste asimmetrie, impedendo che soltanto appunto le fluttuazioni salariali, le tasse o la creazione di inflazione reale in maniera differenziata tra parti e parti del territorio tentino di riequilibrare il sistema finanziario. Questo non può funzionare, c'è una carenza radicale di elementi istituzionali. Condivido anche qui la posizione di Francesco Gui e tra l'altro la condivido anche in una cautela che ha assunto, perché non sembri che io critichi il sistema euro in sé da un punto di vista ovviamente di un paese virtuoso, perché poi c'è ovviamente a parte da considerare la responsabilità di governi e governi in termini di mancato rispetto delle regole di conduzione finanziaria sana ed equilibrata che hanno generato una situazione di debito insostenibile. Comunque questo prodursi di diseguaglianza di fatto tra i cittadini dei diversi paesi dello Stato membro, tra gli Stati membri, secondo me è la responsabilità, è la causa principale del venir meno di un consenso generalizzato nei confronti del fenomeno dell'Unione Europea, risalendo alle origini, come ha fatto stamattina Giuseppe Tesauro, legittimazione democratica in calo che poi è in qualche modo aggravata anche dai populismi, no? Che determinano un minuto. Sì, ma anche me. No, un minuto volevo fare solo un ultimo accenno, escluso questa interferenza. Dicevo appunto che i nazionalismi che naturalmente diventano una concausa della crisi di legittimazione, che sono un problema a parte che però aggrava gli effetti della crisi economica. Il punto di fondo è che si sta generando un'Unione Europea in questa fase specifica fortemente frammentata non soltanto sul piano politico, sul piano del consenso, ma anche frammentata territorialmente per le diseguaglianze alle quali ho accennato. E l'ultimo riferimento riguarda la caduta che la giurisprudenza sui diritti fondamentali sta vivendo in quest'ultima fase. Giuseppe Tesauro oggi ha osservato giustamente che la giurisdizione europea ha spostato l'originaria attenzione dell'ordinamento dal mercato alla persona con i suoi interessi e bisogni. Ma oggi potremmo evocare una serie di episodi in cui si sta determinando un effetto contrario. Qualcuno stamattina ha citato David Cameron e la sua pretesa di ridurre le prestazioni sociali a vantaggio degli stranieri, ma cittadini comunitari residenti nel territorio, perché questo diciamo, aumenta troppo i costi della spesa sociale nel Regno Unito. Il referendum svizzero, anche se la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, in materia di lavoratori transfrontalieri è un altro sintomo di questa lotta, no? Per ridurre il tentativo dei cittadini europei di fare shopping territoriale delle prestazioni sociali, ma su tutto grava una sentenza della Corte di Giustizia in grande sezione del novembre scorso, con riferimento a due cittadini rumeni legittimamente residenti nel territorio tedesco, madre e figlio, per la perdita di lavoro della madre, che ha legittimato le politiche degli Stati membri che riducono prestazioni sociali a vantaggio di cittadini europei legittimamente residenti nel territorio che non siano però autosufficienti economicamente. Ecco, quando la crisi finanziaria di consenso diventa un conflitto anche tra cittadini e cittadine nell'Unione Europea, trascinando questa diseguaglianza che è focalizzata originariamente sui diversi territori, anche sullo stesso territorio, discriminando in base alla nazionalità, credo che abbiamo, diciamo, la sintomatologia di quello che potrebbe essere il punto di fondo della crisi dell'Unione Europea, che è particolarmente drammatica. Chiedo scusa e guardate, ho scritto anche grazie qua, ecco, così. Questo all'estero. Sì. Grazie tantissimo Francesco. Beh, non posso dire nulla, l'intervento è complesso, dico soltanto che evidentemente ciò che sta accadendo come scelte economiche, dunque la politica economica, è abbastanza evidentemente in contrasto su ciò che è stato deciso come fondamento costituzionale e giuridico dei Paesi membri. Quando questo accade, la soluzione teorica è il ritorno della politica, cioè del prendere decisioni che in qualche maniera dirigano. È ovviamente molto complicato, ma è l'unica strada.
Quindi torna effettivamente il nodo iniziale, dobbiamo parlare di legittimazione democratica e dunque dobbiamo parlare di a chi spetti e con quali procedure, come giustamente si ricordava, di assumere delle scelte politiche delicatissime per il prossimo futuro dell'Unione Europea.